Eccoci qua, nuovo giorno, nuovo giro, oggi comodi comodi. Dopo le ultime peripezie in Agordino, oggi comodi comodi. Dove siamo, Massi? San Martino. San Martino di Castrozza, oggi dopo anni torno in bike park, non Paganella, ma oggi proviamo San Martino di Castrozza. Là davanti in bianco abbiamo Nick, la nostra guida di oggi, e vediamo cosa ci porta a fare. Oh, che benessere, senti che bello fresco. Uè, signor Nicola, ciao, dove vai? I guanti li usi così tu, vero? Li usi così i guanti? Ci porti a vedere il panorama? Spiegaci come mai questo casco aerodinamico. Spiegaci. Ma stai registrando? Certo che sto registrando. Allora proviamo sto thriller. Aspetta un attimo che devo chiudermi il cambio. Beh, vai. Mi ero dimenticato di chiudere il cambio Shimano. Bello. Salti noi li evitiamo accuratamente perché non sappiamo saltare. Queste belle parabolone. E la Madonna! Che mega wall ride c'è qua! Incredibile! Ma diciamo che bisogna rimanere concentrati, anche se stiamo andando con calma, non stiamo spingendo perché è il primo giro di riscaldamento, ma. Faccia! Alla faccia dello scaldo, faccia alla cera. Diciamo che con l'e-bike precedente che avevo con la mia Scott, sarebbe andata un po' in sofferenza qua con tutte queste breaking bumps. Due tre passaggi che devi far convinto, sennò tu, cioè, ma qua non è che arrivi là e dici guardo, o vai o ti fermi. Anche l'ultimo scalinetto là, o la pompi un attimo se sei lento, sennò ti fermi. Ok, let's go. Diciamo che bisogna essere convinti. Anche Massi ha evitato il primo giro, il salto, e l'ha evitato anche al secondo. Però c'è una luce incredibile la mattina dentro per questi trail. È difficile anche prenderle le chicken line. E siamo qui. Vadi. E allora andiamo a fare il secondo giro di riscaldamento su questo trail. Flow. Evitiamo sempre i salti. Ora. Volete correre un po' di più? Andate, No. Volevo solo contribuire al mio miglioramento. Sì. Due consigli, la posizione sarebbe anche giusta. Merito del vlog con Lotto, link in bio. L'unica cosa è che la paura ti porta a essere un po' troppo rigido. Tantissimo. Allora, secondo me, il consiglio che ti do, perché la posizione è giusta, ma braccia e gambe non lavorano. Ok. Quello che potresti fare adesso è estremizzare un po' l'apertura delle gambe verso l'esterno. Quindi vado un po' più piano e mi concentro su queste cose. Non serve che vai più piano, la velocità è giusta, ma tante volte per paura tendi a stringere le gambe sul... Questa la bicicletta non la fa muovere, okay. E tu non la senti a posto. Allora, estremizzare. Intanto devo anche guardare dove vado, perché qua se rallenti un pelo fai la fine del topo. Wall ride. Sono un sacco di cose su cui devo concentrarmi, tra cui la cosa più importante per me è sopravvivere. Come diceva Nick, la bici nuova, più leggera e tutto, questa è la prima uscita che faccio in park. Devo fare ancora un po' di regolazioni su forcella e tutto quanto. Continuo
Continuo a sbagliare lo scassato. Già molto meglio. Linea centrale, la più scassata. E qua? Ok, allora abbiamo sbagliato punto di ritrovo, adesso ci tocca correre. Hi guys! Andiamo! Com'è? Andiamo, hey, ciao! Ha sempre paura! Ah. Addirittura con l'XC! Neanch'io non la conosco. Lasciamo andare i local. Dove vai? Massi è il più furbo di tutti, perché con la scusa che non la conosco vado piano, mi aspetta, e così poi si vede in tutto il vlog. Questa è tutta esperienza. Bello. Siamo arrivati di nuovo qua. Recap in cabino via. Allora, abbiamo fatto tutti e tre i DH molto belli, veramente molto molto carini. E l'ultimo che abbiamo fatto, come si chiama? Flow qualcosa. Va bene. No, non so, non è vero. Matrix? Matrix e Paganella. Matrix e Paganella, noi abbiamo sbagliato con Cressotto. Final Fantasy. A Massi è piaciuta. Sì, dai, carina, bella power. A me non è piaciuta, non è il mio genere di trail, quindi adesso risaliamo e penso faremo qualche altra. Le linee di H sono di più H. belle. Le DH sono belle, veramente divertenti. Let's go. Aspetta che qua la comitiva conosce il trail. Il ritmo è aumentato decisamente. Oddio, qua sarà il wall ride che mi spaventa col vuoto sotto. Sì, dai. Sto imparando. La fate anche voi di qua? Sì. Che di nuovo. Io adesso mi sono già dimenticato tutte le linee. Ah, questa era quella dove non bisognava assolutamente frenare. Ottimo. Dove si scende qua un po' a caso? E vuoi non mettercelo un droppetto e un salto dopo tutti quei prati di radici? Wow. Quello era decisamente da non prendere forte. Ma era così scassata anche prima. Io me la ricordavo più soft. Dicevi? Io mi sono anche dimenticato di concludere il blog, quindi lo concludiamo in macchina. Massi, un feedback? Bello, tonico. Ciao Martino, è tonico. Nick, un feedback? Io ho bisogno di andare a dormire. Allora, diciamo, non per principianti, questo è poco ma sicuro. Medio esperti, possiamo definirlo. Sì. Un'utenza medio alta, dai. Non è da prendere allo sportivo.
siamo personalmente dei massi, lui ha i bicipiti distrutti, io gli avambrazzi, mamma mia che flex. E niente, fatemi sapere se siete già stati, se ci verrete, se volete altre info o quant'altro, e ci vediamo a un prossimo vlog. It sound white, boy.